Nessuno ci fa paura! Ora mettetevi indietro, fate da sfondo, perché siete sfondo. Allora, noi siamo sfondo, noi non siamo né un partito, non sappiamo neanche chi siamo. Noi siamo quelli che nelle statistiche, quando leggete i giornali o le televisioni, ci dicono, non so, UDC 18%, PDL 20%, PD meno L 39%, altri. Noi siamo quelli. Noi siamo altri. E allora ecco perché siamo qua. Siamo un movimento, non sappiamo neanche chi siamo. E parliamo del vostro paese, della vostra regione. Vi stanno prendendo per il culo, sono malati di mente, hanno bisogno di un neurologo. L'Abresso, questa Attila con la gonna, ha fatto un'altra legge, ha fatto una legge per disboscare il Piemonte, disboscare il Piemonte, prendere gli alberi e bruciarli per fare biomassa. Sono tarati, vogliono fare una strada nei boschi, tagliare i boschi anche dei contadini, quelli privati, senza dirglielo, e vogliono fare una strada per andare a tagliarla, una strada nei vostri boschi piemontesi, cazzo, ma è una meraviglia sta regione, avete metà degli abitanti della Lombardia, è il triplo di verde, tagliano i boschi per bruciarli, sono malati, vogliono fare una strada per entrare dentro e tagliarli di 2000 chilometri, 2000 chilometri, a Milano e Catania e ritorno, in mezzo ai vostri boschi, e voi non dite niente. Dio mio, io mi devo calmare, ma perché mi devo incazzare io che vivo in Liguria per fare la biomassa? La biomassa è una frottola, è una palla. Bruceranno olio di palma che prendono in Indonesia, la Marcegaglia fa le centrali biomasse. Possono bruciare di tutti, vogliono bruciare con la scopo degli alberi. Tagliano gli alberi per poi bruciare immondizia, plastica per fare energia, per prendere i contributi dei CIP 6. Devono andare a casa tutti. Questa gente, quando li sentite nei talk show, parlano solo, non hanno un'idea. Se li togli il cemento, Mediapolis, un'altra minchiata di Mediapolis, in una valle bellissima. Il vostro comune qualche settimana fa ha fatto una cosa straordinaria, straordinaria per i comitati dell'acqua, per questi ragazzi qui, per le associazioni che si hanno combattuto la prima volta, Chiamparino li ha segati, non si sono seduti, hanno ripresentato la proposta, Chiamparino ne è uscito, il grande sindacalista di sinistra, quello vicino, non vuole l'acqua pubblica, cazzo le frega lui l'acqua pubblica, è uscito, ma hanno vinto i ragazzi, i cittadini, e nel vostro statuto da oggi in poi ci sono due righe importantissime che faranno scuola. E sono due righe che l'acqua deve rimanere pubblica, sia la fonte che la distribuzione. E allora noi abbiamo le idee. Questi ragazzi qui lavorano sul territorio da 5 anni, su cose concrete. Le nostre stelle sono cose, idee, non ideologie.